Indovinate com'è finita la partita Overwatch All Star? Come può essere finita? Come può essere finita questa partita? Ma è finita, penso, appena abbiamo vinto! Lo scemo, Conan, ha ammazzato 40 volte. Ragazzi, sponda, com'è andata questa partita? GG fucking easy! Il nostro bombarolo in attacco e in difesa. Ha vinto solo perché io facevo il tifo. Diciamo, ragazzi, un ringraziamento al mitico Razzo che ha quittato Go per andare su un altro gioco perché ormai era troppo scarso. Nulla, ragazzi, prego, in favore alla community italiana. Senti, la mia controparte. No, senti, tu non ti meritavi di vincere. Come? No, no. Troppe. Ho capito. Ho tolto la penta. Io facevo il tank, è normale che non brillo. Dai, io sono l'anzantino. Non dovevi fare il cazzo, sei un mese. Io sono l'anzantino. Gioca Call of Duty e prima gioca un tank, un mili. Ma che senso c'ha? Cioè, cazzo, almeno quando giocavi su 76 eri coerente. Perché era... Lo ci so, stava, ci sta, potevi correre con questo. È uguale a giocare a COD, esatto. Però poi ho detto cambiamo. Come uno dei più forti del team ti consegno ufficialmente il premio di Overwatch, ragazzi. Grazie. Lui è stato in giro per il mondo. Grazie mille. Sei Power, ma chi è il miglior anzo del mondo? Eccolo qua, ragazzi, è lui. Guarda. Sono io, guarda. È tutta colpa tua comunque, Power. Vedi? Tutta... Cioè, potevi stare a casa, non fare un cazzo, no. Rompere i coglioni qua e farmi perdere. Ma perfino fatto uno scarpentiere. Come cazzo si chiama? Il carpentiere col martello. Cioè, appunto, che cazzo te l'ha chiesto? Di rovinarmi il pomeriggio. Bastardo. No, dai, ti offro da bere. Ma no, no. È un'infame, ragazzi. Karim, faccio un saluto. Sono di massa depresso. Let's go baby e benvenuti a questo nuovo video, anzi dovrei dire let's go eroi, sempre qui su Overwatch. In questo caso, come avete visto dal titolo, come avete visto dal vlog iniziale prima della mia solita intro, beh, questo video riguarda proprio l'Overwatch All Star, l'evento che abbiamo fatto a Milano lunedì scorso, in cui giocavo ovviamente con 4 degli Illuminati Crew contro altri 4 degli Illuminati Crew. Io facevo parte del team Mike Shosha contro il team di Dexter e c'erano 2 VIP a giocare con noi. Avevamo Ben Gallinari nel mio team avversario e Romagnoli in squadra con me, che tra l'altro è un grandissimo fan di Call of Duty e giocatore di Call of Duty. Allo stesso tempo contro di me c'era una persona che comunque è molto simpatica, molto brava a giocare a Overwatch, e sto parlando di Trena. Se come avete visto nel vlog iniziale, stava rosicando, e ragazzi vi posso dire che stava facendo bene a rosicare, perché lui ha giocato veramente bene. Vedrete infatti questo video molto dei suoi highlight. Lui è un giocatore di PC, specialmente di League of Legends, eccetera eccetera, ma ragazzi, nonostante non tocchi il joystick da tantissimo tempo, ha dimostrato di avere molta conoscenza, di prendere i giusti personaggi, di saper muovere la sua squadra. Infatti la partita è stata molto tirata. Abbiamo vinto noi del team Mike Shosha, ma c'era da chiederselo, ragazzi. C'era da chiederselo se avremmo vinto o no. Facile, easy peasy, lemon squeezy. C'ero io ovviamente, che con le mie tech, con le mie strategie malate, siamo riusciti a vincere. Come vedrete infatti durante la partita cambierò molte volte eroe, non farò sempre lo stesso ruolo. Come vedrete anche i ruoli all'interno della nostra squadra cambieranno in base alla mappa, in base se siamo attacco o in difesa. E voglio parlarvi proprio di questo dopo, no? Quindi non solo dell'evento ovviamente a Milano, ma voglio parlarvi anche ovviamente di Overwatch in generale. Per prima cosa, l'evento a Milano, ho già fatto un recap di questo evento parlandone in questa cosa davanti a una cam in vlog, proprio senza gameplay, niente. Vi è piaciuto tantissimo il video, quindi sono molto felice di questa cosa. Comunque ragazzi, quello che bisogna dire è che l'evento è stato grandioso, ci siamo divertiti tantissimo, nonostante comunque era un match molto amatoriale, fatto così per divertirsi, per cercare di promuovere il divertimento che c'è dietro a questo gioco. Nonostante sia stato così questo match, la cosa bella è che sono state tutte partite molto tirate. Allo stesso modo, nonostante non avessimo giocato o praticato tanto, abbiamo giocato molto bene di squadra e ci siamo divertiti, perché nonostante chi faceva l'healer magari e poi a un certo punto curava qualcuno che stava morendo, stava restando, e si sentiva, che so, all'inizio era Mike Shosha che faceva l'healer, che faceva "dai ragazzi vi ho resuscitato", che urlava come un pazzo gasatissimo, perché ragazzi questo gioco alla fine ti prende e ti diverte tantissimo. Riesce a avere delle caratteristiche che non capisco nemmeno io, che riescono ad accumulare
accomunare, mamma mia ragazzi, oggi sono un po' dislessico, sia i MOBA sia gli FPS, quindi sia un gioco che richiede una strategia, un gioco di squadra di base, sia un gioco FPS dove si richiede una skill base. La cosa bella è che i personaggi sono molto vari, quindi non è che se uno è bravo a sparare con un personaggio come per esempio il Soldier o McCree vuol dire che allo stesso modo è forte con Hanzo, magari Genji e così via. Ogni personaggio, quasi ogni personaggio, ha un suo modo di giocare, un suo modo di per essere utilizzato, ed è questa la cosa invece di questo gioco, perché un giocatore può essere veramente il best, che ne so, Winston d'Europa, proprio perché è il suo stile di gioco, il personaggio che fa per lui, per il suo modo di giocare, per come lui gioca, eccetera eccetera. Quindi ragazzi, veramente una cosa particolare, specialmente giocato con gli amici. Io ci gioco io stesso con gli amici e difficilmente giocavo magari a Call of Duty o altri giochi, perché molte volte i miei amici hanno gusti diversi dei miei, specialmente non sono molto bravi agli FPS, ma nonostante questo si sono presi Overwatch e mi sto divertendo veramente tanto anche con loro. Quindi molte volte quando siete in streaming gioco anche con i miei amici, non ve ne accorgete, ma ora state vedendo la play of the game fatta da Gallinari, ragazzi, il mitico Gallinari, che tutti dicevano ma sono scarsi questi giocatori sportivi eccetera eccetera. Io invece devo dire che sono anzi dei grandi appassionati di gaming, sono molto simpatici e specialmente sono persone molto umili, ragazzi, specialmente Romagnoli, che come vi ho detto mi ha chiesto di giocare a Call of Duty assieme, e devo dire che è stato molto simpatico, e dovete vedere come si casava quando giocavamo, quando faceva la giocata, perché lui gli piaceva giocare soldato, che gli ricordava Call of Duty e me l'aveva pure chiesto, diciamoci la verità. Però devo dire, si casava veramente, faceva dai cazzo, sì, andiamo andiamo, oh aspetta 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 che uso ti uso la cura così ci curiamo e poi andiamo assieme. Cioè era molto coinvolto nel gioco, e comunque mi ha fatto molte domande anche lui su questo gioco, su Overwatch, mi ha chiesto molte cose, mi ha chiesto come funzionava, mi ha chiesto se io ci giocherò, perché lui ovviamente aveva giocato la beta, poi ha preso il gioco ovviamente tramite Blizzard, e però era un po' titubante perché non conosceva nessuno che ci giocava, e all'inizio la sua idea, si era fatta una brutta impressione, mi ha detto, di questo gioco, forse l'aveva, come si può dire, non aveva forse chiare le idee su questo gioco, e quindi l'aveva preso come tutti, che pensano sia un gioco molto da bambini. In verità è un gioco, ragazzi, che richiede una grandissima skill, è molto ma molto particolare, specialmente perché lo stile di gioco è frenetico, ma allo stesso tempo può sembrare lento e calcolato, allo stesso tempo i gunfight magari non sono così fondamentali come possono essere in un Call of Duty, perché qui si basa tutto sul saper sfruttare i propri personaggi, andarli a aiutare in combo, a usarli assieme agli altri della propria squadra, a utilizzare i counter. Cioè se io per esempio ho un Genji contro e mi sta dando molto fastidio, sta dando fastidio ad alcuni dei miei della mia squadra, io devo switchare personaggio e prendere magari un McCree o una Mei per cercare di bloccarlo definitivamente, quindi di andare a counterarlo. Ed è questa la cosa bella, ed è quello che infatti vedete qui in questo video. Come vedete ero partito con soldato, poi ho messo Reinhardt, poi sono andato io a cambiare un curatore anche se ero partito da Reinhardt perché avevamo due tank. Quindi le strategie sono molto particolari, si possono creare varie cose, e la cosa bella è che infatti finita questa partita anche il buon Romagnoli è rimasto particolarmente colpito e mi ha fatto molte domande su come bisognerebbe giocare questo gioco. Comunque ragazzi, prima vi ho detto che Terenas stava rosicando, perché? Perché ha fatto delle giocate incredibili, come potete vedere comunque dal gameplay. La maggior parte degli highlight li ha fatti lui col suo Junkrat e la sua magica rotobomba, quindi proprio per farvi capire è stato veramente bravo e fa bene rosicare. Infatti spero che magari il buon Terenas verrà magari a giocare con me su PC qualche volta, a fare un salto con me, perché oltre che essere molto simpatico è un bravissimo youtuber, e quindi mi farebbe molto piacere se magari facesse un salto nella mia streaming, ci facciamo qualche partita assieme, così ve lo presento magari e potete capire perché dico questo di lui, perché molte volte le persone vengono magari, come si può dire, non sottovalutate, ma uno non può magari capire com'è una persona veramente, ed è una cosa che mi sono trovato con gli Illuminati Crew. Ho sentito molte brutte parole su questi ragazzi, ho letto molti sotto dei miei video brutti commenti, e magari voi non le conoscete queste persone, magari io pure forse potevo avere una brutta idea di loro magari pensando ai video, ma sinceramente non me la sono fatta, perché non si giudica un libro dalla copertina, come vi ho sempre detto. E allo stesso modo devo dirvi che conoscendoli tutti e otto mi hanno trattato come se facessi parte del loro gruppo, mi hanno trattato come un amico e sono stati molto simpatici, sono stati disponibili con me, e non sono persone che assolutamente se la tirano o se
se la sentono, ma anzi sono veramente, ma veramente simpatici. È per questo che dico che molte volte non dovete giudicare le persone, come ho detto, da come sono, da come sembrano, magari, forse perché voi non li avete conosciuti bene, o magari non cercate di leggere tra le righe, perché molte volte le persone si possono capire tra le righe. Quindi questa è una cosa che voglio farvi capire, perché anzi ringrazio a tutti, proprio non Brazzo, Stormy, Murri, Mike Shosh, veramente ragazzi, Jumpitech, io gli Ainub Channel, devo ringraziare veramente tutti, perché il vostro caro Dexter, sono stati veramente simpatici, cordiali e gentili con me, e una cosa che molti, tanto sentite io che sto sbattendo le mani come se magari voi mi stesse guardando, cioè, ma non mi state guardando, quindi è impossibile questa cosa. Comunque ragazzi, siamo quasi arrivati alla fine del video, questa è la parte finale in cui io ho switchato a Mercy, eravamo partiti con due tank, poi abbiamo visto che potevamo chiuderli benissimo qua, ci serviva però un healer in questo caso, e io sapevo come giocarmele. Voglio farvi vedere qui la cosa particolare, andavo in giro, praticamente volavo da un mio compagno all'altro, da spawn a Jumpitech, pompandogli danni con Mercy in modo che potessero fare più kill possibile, comunque di rallentare gli avversari. Infatti guardate il mio buon Jumpitech, subito doppia come mi avvicino a lui e via. E ora succede ragazzi il panico, perché cerchiamo praticamente di scappare, dato che loro li abbiamo uccisi praticamente simultaneamente, loro fanno una sorta di regroup, cioè si riuniscono assieme, e qui arriva il momento della decisione. Come vedete sto caricando la mossa finale, qui sto cercando di aiutare il buon Stormy con il suo Hanzo, che lui è molto fissato con Hanzo ragazzi, bisogna dirlo questa cosa, gli piace giocare Hanzo. Qua invece vediamo il buon Romagnoli che viene ferito, scappa subito via da Junkrat, e qua ai 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 Terenas sei quasi morto, quindi corro subito a ucciderlo, ma niente, ci pensa Spawn con un'altra doppia. Ragazzi siamo arrivati quasi alla fine, qua guardate sto cercando di sfruttare le case, di sfruttare le parti alte per aiutare tutti, per pompare tutti, e guardate cosa sta per accadere, manca solamente un minuto, come vedete la situazione è critica. Il buon Gino Bonvino, o Mike Shosha come viene chiamato, aveva switchato da curatore, quindi ho preso Mercy, e cosa fa? Lui si prepara ad andare sempre alle spalle con il suo soldato, e come vedete assieme a Romagnoli stanno facendo una marea di kill, vedete kill su kill, e qua, ecco qua il drago ragazzi, guardate i morti, un morto, due morti, tre morti ragazzi, quattro morti, mi butto in mezzo, rest di massa, scappo via. Ragazzi, questo è GG praticamente, hanno utilizzato tutte le loro abilità, hanno utilizzato tutte le loro magie in questo caso, quindi noi possiamo killarli tranquillamente. Qui vado in modalità pistola e via, che ragazzi la pistola di Mercy fa veramente tanto danno. Come vedete continuo qui a scappare da una parte all'altra, sopravvivo anche alla rotobomba del magico Terenas, mortacci tua con queste rotobombe, che panico. Il buon Stormy si ripiazza in torretta assieme, scusate, il buon Jumpy si piazza in modalità torretta assieme a Stormy, e qua calano le kill ragazzi, 20 secondi, l'abbiamo eliminato di tutti, quasi team kill, Stormy continua, Jumpitech pure a ferire, assist uccisione. Beh ragazzi, questo è praticamente GG, mancano 10 secondi, abbiamo vinto così, 4-2, l'Overwatch All Star. Un ringraziamento a tutti, un ringraziamento alla Blizzard, un ringraziamento a tutte le persone che sono passate a salutarmi, a quelli che ho conosciuto, Al, Oaken, Stermi, il buon Erk, Razzetti, Doge, tutti ragazzi, Vicious, poi ovviamente anche i ragazzi della Blizzard, quelli di Pro Gaming, e beh... poi per non citare quelli del MOBA anche ovviamente, quindi Karim, Tito, il buon Terenas, Gallinari, Romagnoli e tutti gli altri. Ecco qui l'azione della partita con questo save incredibile da parte di Mercy, che l'angelo curatore arriva, cala su tutti, resuscita tutti e via. Ragazzi io vi saluto, grazie a tutti per essere stati sintonizzati con questo video, spero vi sia piaciuto, spero vi piaccia, quindi lasciate un like, let's go baby.